Maddalena Corvaglia, ecco chi la considera la più bella del mondo. Ex compagna di Steph Burns, mamma della piccola Yami e Carlin, Maddalena Corvaglia sfoggia sul suo account Instagram un fisico da urlo. E un volto da eterna ragazzina. Uno dei suoi storici ex, addirittura, è convinto che sia la donna più bella del mondo. Tutto merito del DNA o degli allenamenti intensivi a cui si sottopone? Di Maddalena, e di Elisabetta. Maddalena è in assoluto una delle donne più belle d'Italia e del mondo, parla così, Enzo Iacchetti, nel corso di un'intervista radiofonica in cui ha parlato di quel suo amore passato. Ha parlato della Corvaglia, ma anche di Elisabetta Canalis. Che di Maddi è stata collega, ed è ora una grandissima amica. Adoro Elisabetta, è bellissima, ma ha qualche difetto e dato che da giovane andava a cavallo, ha le gambe storte. Mentre Maddalena le ha splendidamente dritte, ha dichiarato il conduttore TV. Enzo Iacchetti ha poi parlato della paparazzata che, l'estate appena passata, ha visto il suo nome accostato a quello della sua ex fidanzata. E non ci va per la leggera, apostrofando chi l'ha scattata con epiteti poco gentili. Per 200 euro ha venduto una foto in cui due amici, come siamo io e Maddalena, si parlano nell'orecchio, per dirsi come stai, come non stai. Non l'ho diffamato perché sono stufo di spendere soldi con gli avvocati, ma mi dispiace di non averlo querelato, ha dichiarato. Per poi confessare che, in quella foto che lo ritrae mentre si avvicina con la bocca all'orecchio della showgirl, le stava semplicemente chiedendo come stesse la sua bambina, e come andassero le cose con il suo ex marito. Del resto, Enzo Iacchetti esclude la possibilità di un ritorno di fiamma con Maddalena Corvaglia. Ma come si fa? Era una vita fa, 16 anni fa. È stata la mia relazione più lunga dopo quella con mia moglie. È durata 6 anni, di cui 2 di nascosto, ha confessato il conduttore TV. Lasciando trasparire tutto l'affetto per quella sua ex di cui oggi è un grande amico. Tutto merito del fitness. Intanto, Maddalena Corvaglia prosegue la sua vita tra l'America e l'Italia, dove si accinge a tornare in TV. Lo fa con la sua solita grinta, e con un fisico d'acciaio. Scorrendo le foto del suo account Instagram, tantissime sono quelle che la ritraggono intenta ad allenarsi in palestra o all'aria aperta. La si vede in spiaggia Santa Monica, appesa per le braccia ad una sbarra. E poi sul tetto di un edificio di Los Angeles, mentre si allena con la sua personal trainer nella palestra con vista. I risultati di tutto questo allenamento sono peraltro ben evidenti, fotografata da Elisabetta Canalis seduta sul cofano di una Jeep, ma Maddi in bikini sfoggia un fisico da urlo. Con quell'addominale perfetto, coi muscoli scolpiti. A testimonianza di una passione, quella per il fitness, che la Corvaglia condivide con Elisabetta. La sua migliore amica o, meglio, una sorella. Come le due amano definirsi sui loro profili social.